Buongiorno, bentornati nello studio della Web TV di Expo Sanità, seconda giornata. Continuiamo a parlare di sale chirurgiche, un tema qui molto attuale in fiera, visto che, come vi abbiamo già raccontato, è stata allestita in questi spazi una sala chirurgica avanzatissima che viene definita dagli addetti ai lavori sala ibrida, una sala chirurgica ibrida. Ovviamente un concentrato di tecnologie, e di questo vorremmo cominciare a parlare oggi con Luca Giulio, che è il responsabile marketing di GE Healthcare, a cui chiederei innanzitutto di darci l'idea di che cosa è GE Healthcare oggi, perché ovviamente parliamo di uno dei principali player del settore. Sì, grazie, buongiorno a tutti quanti, grazie dell'invito soprattutto. GE Healthcare è la unit business del settore medicale della multinazionale General Electric. In Italia rappresenta il terzo business dopo quella di Oil and Gas e di Avio. Abbiamo circa 600 dipendenti, la sede è a Milano. I nostri interessi principali nel settore medicale sono quello ovviamente della ricerca, sviluppo e produzione di apparecchiature elettromedicali, che va dalla diagnostica per immagine a apparecchiature per sala operatoria, quindi come sistemi di ventilazione, cardioanestesia, monitoraggi e apparecchiature radiologiche dedicate per la sala operatoria, a tutta la gestione e informatizzazione dei dati, il discorso dei big data, e poi la parte farmaceutica per la ricerca e la produzione di mezzi di contrasto per la diagnostica, radiofarmaci per le molecular imaging. Questo brevemente è il nostro business. Esatto. Ecco Luca, vorrei che tu ci spiegassi il senso, diciamo, di questa definizione che abbiamo sentito di sala chirurgica ibrida. Che cosa si intende per una sala chirurgica ibrida? Sì, questo è il focus anche un po' della nostra presenza qui a Expo Sanità, perché è talmente vasta l'interesse, abbiamo voluto concentrarci su questo discorso, sull'efficientamento delle sale operatorie, quindi sala ibrida. Per noi sala ibrida è un concetto di versatilità e flessibilità della sala operatoria, quindi si va a unire uno degli utilizzi maggiori, che è quello delle procedure endovascolari, con l'utilizzo tradizionale delle sale operatorie, quindi la classica sala chirurgica con N tipi di pazienti, di interventi pediatrici, adulti, obesi. Da alcuni anni stiamo portando avanti il concetto della sala ibrida nell'ottica dell'ottimizzazione degli spazi, ed è quindi anche pensando agli investimenti e alla sostenibilità oggi del settore sanitario, la possibilità di avere in un'unica sala varie apparecchiature per essere più versatili possibile, per permettere agli operatori di passare da una procedura a un'altra nel minor tempo possibile, soprattutto con una gestione dei costi attenta, e per poi essere ovviamente sostenibili per la struttura sanitaria, che sia pubblica o privata. Ecco, quindi c'è un problema di efficienza di costi, c'è un problema di efficienza di tempi, c'è un problema di sicurezza, di procedure, di miglioramento delle procedure. Ti chiederei di indicare quale secondo te è l'apparecchio che per voi in questo momento traccia, diciamo, la linea di frontiera dell'innovazione. Allora, qui siamo presenti con tre soluzioni che riteniamo veramente innovative. Innovative, tutta la nostra progettazione, ricerca e sviluppo, diciamo che gira su tre parole: innovazione, accessibilità e sostenibilità. Oggi non possiamo fare a meno di ricordare queste tre pillars per sviluppare qualsiasi nuova apparecchiatura. Innovative, pensiamo soprattutto alla nuova apparecchiatura diagnostica, che è il Discovery IGS, che sta per Interventional Guided System, che abbiamo presentato qua all'Expo Sanità e di cui in Italia abbiamo già la prima installazione all'azienda ospedaliera universitaria Cattinara di Trieste, che permette all'operatore per le procedure endovascolari di dedicarsi al paziente. Quindi un sistema flessibile, un sistema completamente robotizzato, automatizzato, quindi con comandi automatici digitali, che permette in pochissimo tempo di sparire dalla sala operatoria, proprio dalla parte centrale. Quindi l'operatore si dimentica del sistema e si concentra sul paziente, e viceversa può essere richiamato per guidare il chirurgo, cardiochirurgo, cardiovascolare, nelle sue procedure. È molto interessante questo aspetto del dimenticarsi della macchina.
Esatto, dimenticarsi la macchina, perché noi mettiamo il paziente al centro. Quindi paziente al centro con questa nuova apparecchiatura, che tra l'altro permette anche costi di installazione e di ingombro veramente ridotti. Tenete conto che qui c'è una sala stupenda, hanno ricreato una sala che forse non esiste oggi in un'azienda ospedaliera. Hanno tantissimo spazio, ma lo spazio medio di una sala operatoria in un ospedale di medie dimensioni è abbastanza ridotto. In quella sala ci devono stare tutte le apparecchiature. Che sia quindi sala ibrida, stiamo parlando, un'apparecchiatura diagnostica, quindi con ingombri ridotti, con requisiti di installazione ridotti, quindi pensiamo anche al costo di preparazione della sala operatoria, che a volte si dimentica. E questa è una novità. La seconda novità è il nuovo sistema ASIS Care Station, che è un sistema integrato, a nostro modo innovativo, perché permette anche qui all'operatore di dimenticarsi della macchina, ma focalizzarsi ancora una volta sul paziente, quindi con un'unica apparecchiatura avere la possibilità di ventilare il paziente, di erogare i gas anestetici e controllare sempre sulla stessa piattaforma i parametri vitali. Tra l'altro anche l'erogazione del gas noi la riteniamo innovativa, perché abbiamo l'end tight control che permette di erogare i gas sulla base dell'espirazione del paziente, quindi a valle, e non costringere il paziente a adattarsi alla nostra erogazione dei gas. Ancora una volta il paziente al centro, e sono le macchine che si devono adattare, perché ogni paziente è diverso da sé stesso. Questa filosofia l'abbiamo applicata su tutte le macchine, non solo per la sala operatoria, ma per quanto riguarda gli ecografi, per quanto riguarda la diagnostica per immagini. Terza innovazione, se posso ancora, è la gestione dei dati. Oggi anche le sale operatorie sono integrate all'interno di tutto il mondo IT. Citavo prima Big Data, che è un po' una parola fashion di oggi, perché noi abbiamo creato dei sistemi integrati anche qui, che permette l'unica gestione da un'unica piattaforma delle cartelle cliniche anestesia, cartelle cliniche della terapia intensiva, cartelle cliniche che arrivano dalla sala operatoria, tutte centralizzate, quindi con un'unica interfaccia utente, con un'unica modalità di inserimento dei dati, avere un flusso continuo, ancora una volta, di quel paziente a portata di click di operatore. Il tutto integrato in una gestione informatica delle sale operatorie, che noi chiamiamo Opera, è un nuovo software che ormai abbiamo introdotto da qualche anno, che permette l'ottimizzazione dei tempi di utilizzo della sala operatoria. Perché non dimentichiamo che una sala operatoria rappresenta forse una delle voci di capitolo di spesa più alte, dopo forse parlo a livello di procedure, e anche nello stesso momento una possibilità di income, di produttività per l'azienda ospedaliera. Quindi ottimizzare l'utilizzo e il tempo di una sala operatoria diventa fondamentale. Se pensiamo che se io ho uno scheduling, ho una programmazione sala operatoria con 10 pazienti quel giorno, anche il fatto di non avere oppure di saltare un paziente mi rappresenta un costo che purtroppo non posso associare a un income, a una copertura e quindi poi a un rientro per la gestione. Quindi sto pensando alla C-suite, sto pensando a chi poi deve gestire l'ospedale. Tra l'altro questo sistema permette anche addirittura di riuscire a collegare l'esigenza di consumo della sala operatoria, quindi rendermi conto se mi servono dei consumabili e quindi automaticamente ordinarli in farmacia. Ecco, giusto per avere un'idea, questo tipo di opera, appunto, questo sistema, in quanti ospedali, per avere un'idea di grandezza, italiani e in questo momento attivi? Diciamo che oggi ancora la gestione in molti ospedali è ancora manuale e soprattutto le divisioni sono ancora ben nette tra reparti. Quello che serve oggi per fare il salto, per ricordarci alla terza parola chiave che ho detto prima, che è la sostenibilità, occorre veramente ammodernarsi, occorre soprattutto che tutti i reparti si parlino e parlino la stessa lingua sulla stessa piattaforma. La percentuale è molto bassa, non glielo voglio dire, soprattutto in Italia è ancora bassa. Ecco, soprattutto in Italia, perché la domanda tendeva a questo, a capire rispetto allo standard internazionale, o se assumiamo, come credo, gli Stati Uniti come standard o come parametro, magari mi sbaglio. Ma senza andare negli Stati Uniti, senza andare in America, Germania, i paesi nordici forse sono già all'avanguardia su questo sistema di ottimizzazione, soprattutto di integrazione, di avere più reparti che dialogano e soprattutto anche poi collegarsi su un'analisi dei costi. Perché sempre di più ci verrà richiesto da chi investe
capire in un attimo, avere la portata su un classico computer, immediatamente capire quanto le separatorie sono utilizzate, che costo ho oggi, non legato neanche alla singola procedura, ma alla gestione del paziente, che noi oggi adesso stiamo parlando di separatorie è solo una piccola parte, ma tutti stanno chiedendo quanto mi costa oggi un paziente dal suo ingresso alla sua uscita. E soprattutto sull'efficienza del mio intervento, perché poi avere un richiamo dello stesso paziente per la struttura sanitaria pubblica vuol dire decuplicare i costi. Ecco, tu hai usato appunto il termine struttura sanitaria pubblica, io ti vorrei chiedere se è un panorama differente a quello che offre la sanità privata, mi spiego meglio, visto che sappiamo bene quali sono i bilanci pubblici del nostro welfare sanitario, del nostro sistema sanitario pubblico, e quindi informatizzare, far dialogare significa fare un investimento che ovviamente comporta poi anche un risparmio di tempi e di costi, ma richiede innanzitutto un investimento iniziale. Sul privato è più semplice, come dire, c'è più disponibilità o c'è anche una cultura tale da favorire un investimento di questo genere, oppure tutto sommato le velocità sono da questo punto di vista simili? Beh, diciamo che forse la flessibilità degli investimenti per quanto riguarda il mondo privato è un po' più ampia rispetto alla classica gestione pubblica. L'attenzione oggi ai costi io la vedo uguale in entrambi i settori, sia nel pubblico che nel privato. Diciamo che il privato magari è partito prima, sì, ma il pubblico si sta avvicinando sempre di più, perché oggi gli investimenti sono quelli e si cerca di destinare le risorse dove poi ho anche un'attenta gestione dei costi. E questo della sala operatoria è sicuramente uno dei tavoli più caldi. Uno degli ambiti in cui si può più... Si può operare. E ci sono ampi spazi di miglioramento. Certo. Bene, ringraziamo Luca Giulio, quindi marketing manager di GE Healthcare. E la televisione, la web TV di Exposanità torna tra pochi minuti con un'altra intervista. Grazie.